Ciao ragazze, ciao ragazze, ciao ragazzi, vi sto facendo un video perché non so se mi è venuto il ciclo, scusate, per i maschietti o se sia l'ennesima cisti ovarica, ma mi sono sentita poco bene nel pomeriggio e adesso ho pulito tutta la camera, ho cambiato le lenzuola. Bambi, vieni qua amore, fai vedere, saluta la zia. La zia vedova nera che ti ha regalato questo coso che adori. Poi qua vi faccio vedere. Ho messo queste due candeline che sono della Chupa Chups. Queste sono al gusto vaniglia, poi ve le faccio vedere. Bambi, che c'è? Vieni qua, che vuoi? Adesso la mamma ti dà la cena. Ed eccomi qua, scusate l'aspetto rubizzo. E ho lo scaldacuore, l'unico scaldacuore che non ha il buco interno per infilare la parte interna. Non so come spiegarvi. Boh, devo guardare meglio. Comunque, scaldacuore e cenetta, però prima Tachiflu. Abituatevi, dovete abituare, ragazzi. Purtroppo la mia salute è così. Vi faccio vedere. Allora, il Tachiflu va sempre preso caldo, ovviamente ricordo che contiene paracetamolo, per cui non va assunto per chi è allergico al paracetamolo, ovviamente. Ho usato una bustina di tisana finocchio e melissa, così mi distende anche un po' l'addome. Aia. Aspettiamo che si sciolga. Il tutor è stato carinissimo, ha fatto un brodo di carne, l'ha tutto sgrassato, carne e verdurine e quei quadrucci freschi all'uovo. Questa è la mia porzioncina che si sta stemperando, raffreddando un pochino. E un pezzo di sedano. Allora, ho fatto una bella doccia molto calda con i termosifoni accesi. Adesso ho spalancato in camera per cambiare l'aria. E prima di mangiare devo prendere il Tachiflu perché ho troppo mal di pancia. Dopo dovrò farmi mettere la crema per la cervicale. Una vecchia, avete presente una vecchia di 145 anni? Ecco, ci ha rotto per il calore e una buona notte di sonno perché. I coltelli si portano sempre rivolti verso il basso, anche quando sto male, non mi esimo dal rompere i coglioni. Ok. Mi bevo il Tachiflu e mangio. Vi faccio vedere. Le candeline della Chupa Chups. Allora, queste sono, costano 1,06 € all'MD. Queste sono all'uva, quelle che ho messo sono alla vaniglia, sono Etiya Lights. Certo, non sono Yankee Candle, però hanno un buon profumo. Faccio un assaggino minestra. Aspetto che mi faccia effetto il Tachiflu e poi mangio. Se riesco dal letto moribonda faccio la live così mi distraggo un po'. Che buona! È buonissima. Sì, devo aspettare che mi faccia effetto il Tachiflu perché il dolore è atroce. Certo che se non lo bevo. Ci vediamo tra. Negli 50 anni fa c'era una lega.
Non dire negra, per favore. Ma c'è con le negra. Eh? Ah, ci mangi bianco. Vabbè che tu tanto non lo dici mai in senso razzista, essendo non comunista così, ma comunista così. Ma non lo so cosa rappresentano queste sorpresine, devo indagare sul sito, boh. È un gioco, credo. Senti, se domani non sarò morta, andiamo ad Aprilia 2. Però domattina mi devi assolutamente ricordare di andare a prendere quei detersivi. Ragazzi, c'è un problema. Anzi, commentatemi qua sotto. C'è un bug della PostePay, praticamente sia sull'applicazione che normalmente, che ha bloccato tutto ed è un casino. Ok, Tachiflu bevuto. Te lo prendi pure tu prima di dormire. Ci vediamo più tardi, ragazzi. Buona cena. Che ore sono? Che ore sono? 9:30. Vabbè, buona cena per chi ha orari tardi come i miei. E buona digestione per chi deve ancora cenare. Sto morendo di caldo, poi muoio di freddo, poi muoio di caldo. Ci vediamo dopo, ragazzi. Ciao. No, aspetta, devo aspettare che faccia effetto il Tachiflu, sennò non riesco a mangiare assolutamente niente. È troppo mal di pancia. A dopo.